minds, the memories keeping up with time. La ricetta di oggi finisce qui. Vi è piaciuto questo couscous freddo con zucchine e gamberetti? Come avete visto, occorrono veramente 5 minuti di cottura al fornello e riuscirete a portare in tavola un piatto fresco, colorato e buonissimo. Ecco. Hai detto bene, Mauro, ma io vi dirò di più, ragazzi. Se non vi piacciono i gamberi, potete cambiare il vostro couscous e mettere salmone, tonno, peperoni, melanzane, insomma usate tutta la vostra fantasia e avrete un couscous ogni giorno diverso, ecco. Mi pare giusto. Ok ragazzi, se questa ricetta vi è piaciuta non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 Winston 55 se ancora non foste iscritti e di seguirci sui nostri social Instagram e Facebook. Ok, vi lasciamo alla scheda ingredienti e noi andiamo a pranzo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.